Avete mai sentito parlare del fagiolo mungo? Probabilmente sì, perché si tratta di uno degli elementi naturali, ovvero dire prodotti naturali, più conosciuti e più utilizzati un po' a livello globale, anche se origine dall'India, proprio per le sue caratteristiche, per i suoi benefici, sia a livello della salute che proprio anche a livello ambientale, a livello ecologico, che sono poi gli aspetti che andremo ad affrontare in questo video. Questo è un prodotto particolarmente interessante, non soltanto proprio per tutta una serie di benefici che è in grado di portare a livello della salute. Ecco, vedete, in questo cartello passano soltanto alcune di quelle che sono le caratteristiche come supporto, come integratore alimentare, ma proprio anche come alimento, perché ci sono diverse ricette, diverse modalità di preparazione per questo fagiolo particolare e che fa decisamente bene alla salute per tanti motivi. Tuttavia, il nostro compito oggi è quello di affrontare un altro aspetto ed è un aspetto che abbiamo per certi versi già incontrato anche a proposito di altri prodotti agricoli, altri prodotti naturali, perché mettono bene in relazione il tema della cosiddetta agricoltura sostenibile con anche quello delle soluzioni naturali per l'ambiente e per la salute pubblica, in modo particolare quando queste condizioni sono minacciate dalla presenza di alcuni inquinanti ambientali come i metalli pesanti. In modo particolare, il video di oggi vi porta proprio alla scoperta di quello che può succedere e di quello che si può fare tutte le volte in cui una coltivazione così importante come quella del fagiolo mungo è minacciata dai metalli pesanti. E questa è una cosa di particolare rilevanza, di particolare importanza, perché si sta verificando e si verificherà sempre di più nel corso del tempo, proprio anche, questo purtroppo però va detto, bisogna avere veramente proprio l'onestà intellettuale di dirlo, anche a seguito di tutta la spinta tecnologica alla ricerca di nuove tecnologie che servono la transizione ecologica, sicuramente ci sarà una maggiore attività estrattiva, perché servono le materie prime, ma servirà anche il riciclo, cioè aumenterà anche l'attività di riciclo e di riutilizzo, proprio di riciclo, di riprocessazione di questi materiali tecnologici già utilizzati una volta, e questi sono processi che non sono privi di emissioni, anzi, come già abbiamo visto in precedenti occasioni, quindi ci sarà evidentemente la necessità di trovarsi di fronte ad una situazione abbastanza critica dal punto di vista proprio del rischio di trovare delle coltivazioni importanti come quelle del fagiolo mungo, ma anche moltissime altre, proprio si troveranno in contatto con la minaccia dei metalli pesanti. Ebbene, come abbiamo visto anche in altri casi, c'è la possibilità di intervenire in una maniera molto soddisfacente grazie alla possibilità di utilizzare un additivo. Vi ricordate, in molti casi precedenti, proprio abbiamo affrontato dei casi in cui aggiungendo qualcosa, per esempio dei microrganismi che possono essere somministrati in varia maniera, per esempio al suolo, oppure possono essere nebulizzati, ma anche delle nanoparticelle, oppure anche, ed è il caso di oggi, i cosiddetti funghi micorrizzici, ed in modo particolare c'è un fungo, un particolare tipo di fungo, che è stato isolato in aree particolarmente ricche di metalli, quindi su di un suolo che è contaminato in maniera pesante dai metalli. C'è stata la possibilità di isolare un fungo e questo fungo è un tricoderma. Il tricoderma è un fungo che ha delle caratteristiche molto importanti, molto significative ed anche utili per l'agricoltura, e quindi si è pensato di poterlo utilizzare anche come barriera naturale, o almeno come, vorrei quasi dire, vaccino naturale per impedire che i metalli pesanti possano determinare un danno alle coltivazioni del fagiolo mungo. Questo è proprio il punto fondamentale della questione, cioè fare in modo che si possa intervenire a livello del suolo, non tanto per andare a tirare via gli inquinanti che possono far del male ad una coltivazione così importante e così cruciale, ma addirittura la possibilità di lasciare gli inquinanti in loco, evitando che questi inquinanti possano entrare nella catena alimentare, quindi possano essere facilmente captati dalle piante stesse. Questo è un punto di straordinaria importanza, e l'aggiunta di un particolare tipo di tricoderma alle coltivazioni, o meglio al suolo dove sono coltivate anche queste piante di fagiolo mungo, assolve esattamente a questo compito. Quindi, prima di tutto, voglio presentarvi in questo cartello
alcune caratteristiche importanti che devono essere assolutamente conosciute. Vedete, c'è subito una cosa importante da ricordare, il fatto che, andiamo proprio con ordine, quella particolare tipo di tricoderma, che ha un nome particolare, cioè un TF13, ma non è importante quello, è stato isolato dal suolo rizosferico, quindi dalla zona delle radici, di un'area fortemente contaminata, ed è in grado di resistere a, vedete, delle concentrazioni particolarmente elevate, perché stiamo parlando del 1600 microgrammi per millilitro di cadmio e 1200 microgrammi per millilitro di piombo. Questo è estremamente importante perché vi fa capire che prima di tutto bisogna selezionare un microorganismo che sia in grado di resistere molto bene alla contaminazione da metalli. In questo caso c'è la contaminazione da questi due metalli, poi si possono variare le condizioni, ci possono essere delle situazioni anche diverse, si potranno anche modificare quelli che sono gli attori protagonisti di questo, quindi si potranno modificare anche i funghi che vengono utilizzati. Resta il fatto che la strategia è quella: andare a prendere dei funghi che sono caratterizzati dalla capacità di crescere molto bene in zone fortemente contaminate e portarli laddove c'è questo rischio di contaminazione. L'aggiunta di questo fungo determina tutta una serie di benefici e di vantaggi che vi ho sintetizzato in questo cartello che sta passando in sovraimpressione. Ora, senza andare troppo nei dettagli, i siderofori proprio sono delle componenti estremamente utili per l'agricoltura, ma in generale proprio fanno bene alla pianta, e altri che vedete. Non è tanto importante questo, è importante però riconoscere il fatto che c'è la possibilità, grazie a questa inoculazione di fungo tricoderma, di migliorare le caratteristiche della pianta. Quindi c'è una produzione, in questo caso, di sostanze, di elementi che sono in grado di fare in modo che la pianta stessa, del fagiolo mungo in questo caso, sia molto più resistente all'attività dei metalli. Per cui i metalli ci sono, ma non hanno quegli effetti di danno che potrebbero dare, e questo è un grande vantaggio perché non c'è bisogno di andare a tirarli via prima per coltivare. Ci sono poi delle altre caratteristiche proprio visibili, osservabili da vicino, che riguardano proprio la pianta del fagiolo mungo dopo che è stato inoculato nel suolo questo particolare tipo di tricoderma. Come vedete nel cartello che passa adesso in sovraimpressione ci sono una serie di modificazioni proprio a questa pianta. Vedete che aumentano alcune cose importanti, per esempio il tasso di germinazione 10%, la lunghezza delle radici addirittura oltre il 25%, la biomassa delle radici oltre il 30%, e vedete che ci sono tutta una serie di situazioni abbastanza interessanti. Questo accade quando c'è una concentrazione che arriva fino a 25 microgrammi di cadmio a livello del suolo, 25 microgrammi per chilo di suolo di cadmio. Questo è interessante perché vi fa capire che c'è proprio un livello di contaminazione a livello del quale questa strategia, questa soluzione può determinare dei miglioramenti significativi che sono proprio visibili anche ad occhio nudo. Ma non ci sono solo questi miglioramenti, ce ne sono anche altri, come vedete schematizzato in questo cartello che passa in sovraimpressione. In questo caso vedete che c'è un incremento importante a livello della clorofilla, dei carotenoidi, del contenuto di carotenoidi, e anche di azoto e di fosforo a livello delle radici, per un valore che va fino ai 100 microgrammi di cadmio al suolo, 100 microgrammi di cadmio per chilo. Questa è una cosa estremamente importante perché vi fa capire che anche in condizioni particolarmente critiche, dove la concentrazione di metalli è particolarmente elevata, fino a 25 di prima avete visto ci sono tutta una serie di miglioramenti, però anche questi miglioramenti ci sono anche fino a 100, cioè ci sono alcuni miglioramenti fino a 25, poi oltre i 25 fino a 100 ce ne sono degli altri, per cui potete vedere che a seconda della concentrazione, in questo caso stiamo parlando del cadmio, però a seconda della concentrazione dei metalli si verificano delle cose benefiche che consentono proprio alla pianta stessa di sopravvivere. Questo è un comportamento veramente decisivo e essenziale proprio per garantire la sopravvivenza del fagiolo mungo. Ci sono poi anche delle altre caratteristiche che riguardano un altro metallo, in modo particolare il piombo, che può essere particolarmente diffuso, come vedete schematizzato in questa slide, o meglio in questo cartello. Ecco, nel caso, qui stiamo parlando fino a 100 microgrammi di piombo, 100 microgrammi chilo di piombo, aumentano una notevole serie, una nutrita serie di
sostanze benefiche, prolina, perossidazione lipidica, catalasi, perossidasi, superossido dismutasi, glutatione reduttasi, non è importante ricordare, però dovete ricordare una cosa significativa che è questa, cioè in presenza di fino a 100 microgrammi di piombo e di cadmio si hanno tutta una serie di benefici che non si avrebbero in assenza della inoculazione di questo tricoderma. Questo è estremamente importante anche per un altro motivo che riguarda proprio la caratteristica ambientale tipica della pianta di fagiolo mungo. Questa caratteristica è il fatto di saper assorbire bene i metalli in condizioni normali. Quindi se da un lato il fagiolo mungo potrebbe essere utilizzato per assorbire i metalli e poi per, ovviamente dovrebbe essere smaltito come rifiuto speciale perché è pieno di metalli, però muore presto e quindi il lavoro lo fa per breve tempo. Allo stesso tempo c'è la possibilità di poter rendere più resistente il fagiolo mungo grazie all'inoculazione del tricoderma. Quindi dipende un po' qual è l'obiettivo. Se l'obiettivo è tirare via i metalli, ovviamente non mettete il tricoderma perché il tricoderma impedisce a larga parte dei metalli di entrare nella pianta di fagiolo mungo. Infatti, come vedete schematizzato in questa slide, in questo cartello, potete notare che in presenza del tricoderma c'è una forte riduzione dell'assorbimento. Perché nel caso di piombo e di cadmio, 34-39% in meno e 47-38% in meno di assorbimento rispettivamente, fino a quando la concentrazione è di 25 microgrammi per chilo di suolo. Questo è estremamente importante perché vi fa capire che proprio il tricoderma riduce la quota di assorbimento di metalli da parte della pianta di fagiolo mungo. Così facendo il fagiolo mungo può sopravvivere e sopravvive in un territorio che è contaminato dai metalli e questo consente alla pianta di mantenere inalterato il suo valore commerciale. Quindi ricapitolando, è estremamente importante ricordare che l'inoculazione di un particolare ceppo fungino consente alla pianta di fagiolo mungo di non assorbire i metalli, ma semplicemente di poter vivere anche in presenza di questi metalli perché ne assorbe molti meno e la pianta ha dei miglioramenti sostanziali che consentono alla stessa pianta di sopravvivere. Questo è un punto di rilevante importanza proprio dal punto di vista strategico, perché molto spesso si va a decontaminare un suolo prima di poter ricoltivare e bisognerebbe farlo perché altrimenti si coltiva qualcosa che assume e che assorbe dei contaminanti e questo non va bene, però allo stesso momento si può anche fare un'altra cosa. Con questa metodologia, che è quella della stabilizzazione che già abbiamo incontrato, la stabilizzazione dei metalli al suolo, si può fare questa cosa importante e cioè coltivare il fagiolo mungo anche in presenza di metalli perché comunque i metalli vengono assorbiti molto meno dalle radici e la qualità del prodotto rimane del tutto inalterata. Bene, io vi ringrazio per aver seguito questo video, un video che si inserisce nel contesto dell'agricoltura sostenibile, un'agricoltura che non è soltanto in grado di rendere sostenibile se stessa con dei prodotti naturali ecologici che riescono a fare sempre a meno dell'apporto di fertilizzanti chimici di sintesi. Ma la cosa importante è che l'agricoltura può diventare una barriera naturale alla possibilità di diffusione di inquinanti gravi e importanti come il cadmio, come il piombo, ma come tanti altri metalli pesanti. Grazie ancora per aver seguito questo video, andate a leggere l'articolo che c'è in parallelo perché ho aggiunto delle cose che non ci sono nel video e continuate a seguire Fabbrica Ambiente sia sul canale YouTube sia sulle pagine del sito perché continueremo a affrontare questo percorso particolare andando a cercare delle vere e proprie chicche che nessuno vi racconta ma che se fossero applicate risolverebbero la maggior parte dei nostri problemi sia che riguardano l'ambiente sia che riguardano il cambiamento climatico su questo pianeta. Grazie ancora e a presto.